Ciao a tutti ragazzi, qui è MMetal e benvenuti a questo nuovo, diciamo, a questo nuovo gameplay, questa nuova recensione di Vindictus, di Vindictus. Allora, iniziamo già con questi cani di merda che abbaiano. Iniziamo già col gioco, come potete vedere siamo già entrati senza farvi vedere la selezione dei personaggi. Niente, in sostanza questo qui è il gioco, è un hack and slash sviluppato dalla Nexon, di cui metterò il link in descrizione. Niente, il gioco è un hack and slash frenetico e si divide in, diciamo, in sta non in stanze, in dungeon, che appunto ogni come ci sta segnando l'icona qui in basso, dock, ovvero dovremo andare al porto per iniziare una missione. Adesso ci andiamo. Allora, ci sono due modalità prima di andarci. Due modalità che possiamo scegliere tra i controlli: o quella del mouse che si muove con WASD, raccoglie con E e si muove col mouse, oppure quella con la keyboard, ovvero appunto con la tastiera, che si muove con le frecce e con WASD attacca e fa le altre stronzate varie. Io adesso ho quella con la tastiera perché comunque diciamo che col mouse non riesco abbastanza bene perché non mi gira la visuale. Sarà un bug. Allora, come potete vedere, questo qui è il porto. Ci stanno le quest per le battaglie con la delle quest. Ci stanno questi morti di sonno che stanno accampati verso il fuoco che si accendono qui. Livello 53, oh mio Dio. 52. Mi sa che dovrò abbassare il suono, però vabbè, lasciamolo così, dai. Poi se non mi sento sono cazzi di quando caricherò il video. Comunque, questo qui è il nostro personaggio. Possiamo vedere il carattere, cioè sì, il personaggio senza Gilda, non abbiamo un motto. Cambiamo il motto. Ok, giusto per fare qualcosa. Poi il rango, abbiamo la forza, gli HP e tutte le stronzate varie. Siamo di livello 7. Poi abbiamo le skill. L'inventario pieno di roba inutile che non ci serve. Il casco, però non voglio metterlo perché praticamente fa schifo, quindi lo lascio senza casco. Poi abbiamo le battaglie, quelle che possiamo fare, quelle che non possiamo fare. Adesso noi dobbiamo fare Wind Through the Ruins. Poi abbiamo la storia, ovvero tutte le quest della storia, e gli aiuti ovviamente, che per adesso però non ci servono. Allora, iniziamo appunto ad andare qui e prendiamo, cliccando su, diciamo, questa cazzo di grafica, cliccando qui potremo scegliere la quest. Come vi ho detto prima, si dividono in parti, se si possono fare con parecchie persone oppure da soli. Noi adesso lo facciamo da soli perché capì, non si sa. Facciamo questa qua e dobbiamo fare questa quest. Sì, normale, da solo. Ogni volta che inizieremo launch, ogni volta che inizieremo una quest, sì, cioè una battaglia, ci ritroveremo qui sulla nave. Sulla nave. E su questa nave, madonna quanta roba che c'è. Ci ritroveremo su questa nave e premendo start potremo iniziare appunto shop. Potremmo iniziare la battaglia. Adesso vi faccio vedere un attimo i tasti come sono, mi lagga un po'. Allora, con S attacca, poi con D fa gli attacchi speciali, e se premiamo S fa degli altri attacchi. Poi con A schiva. Poi, oddio, che bella. Poi con W si raccolgono gli oggetti, si può raccogliere praticamente di tutto e si può utilizzare. Con W si scaglia. Poi con, se non sbaglio, F, no? Con, no, non mi ricordo più come. Vabbè, lasciamo stare. Con niente. Vabbè ragazzi, iniziamo, dai. Faccio giusto vedere un pochino com'è. Kill Lost. Re Artù.
Adesso iniziamo il dungeon e lo dovremo portare a termine, cioè arrivati a un tot di stanze, eccolo qui, a un tot di stanze ci sarà il boss e noi dovremo sconfiggerlo. Però mi sa che dobbiamo abbassare. Non si può abbassare, ottimo, non si può abbassare la voce. Solo che ora non mi ricordo praticamente i tasti. Vabbè, dovrò parlare ad alta voce. Allora, queste cose blu che vedete sono. Credo sia le. Cioè, non è. Eccoli, eccoli che arrivano, eccoli. Allora, afferrando i nemici con W, afferrandoli potremmo dargli a cazzotti. Oppure, tipo. Ovviamente. Ah, si possono prendere anche le carcasse dei nemici, si possono tirare addosso. Solo che ora, se riesco a farvi vedere come posso tirare le lance, perché. Le ho selezionate, però ora non mi ricordo il tasto perché sto giocando con la tastiera. Se riesco a trovarli, faccio vedere che si possono lanciare anche degli oggetti, cioè si possono avere e utilizzare anche degli oggetti da lancio. Allora, qui dobbiamo finirlo. Solo che. Vabbè, non fa niente, andiamo avanti. Allora, eccolo qua. Ah no, vedi, si può abbassare il volume. Quindi abbassiamolo un pochino. Anche se è ai minimi storici. Ok. LOL. Ora non si sente praticamente nulla. Va bene, non fa niente, comunque. Ok, siamo arrivati in un'altra stanza. Continuiamo. Vediamo se ci riusciamo a muovere. Che i tempi stringono. No, io devo alzare un pochino il volume perché sennò non mi concentro. Ok. Come ho detto, possiamo prendere praticamente tutto. Abbiamo questa mazzona. Qui ci sono questi vermi giganti. Oddio, chi cazzo è questo? Vedi se schiatta. Cioè, praticamente si può distruggere tutto. Tutto ciò che fa parte dello schermo. Queste gemme che vedete per terra sono i punti esperienza. Qui cerca di spingere invano. Uccidiamo questi morti di sonno. Questi vermoni. Allora, come stavo dicendo, il gioco è una. Come stavo dicendo prima, il gioco è un hack and slash. Tipo come Dragon Nest. Diciamo che dal punto di vista grafico non ha paragoni, cioè è stupendo. Quasi hai. Cioè, Vindictus e Blade & Soul, che è un altro gioco che farò più in là, stanno più o meno agli stessi livelli come di grafica. Anche perché la scelta dei personaggi non è molto vasta, ma comunque possiamo scegliere fra il cavaliere, che sarebbe questo che ho io. Poi come si chiama? La maga. E un'altra donna, che ora non so quale sia il suo ruolo. Mi pare che era sembra che era l'arciere. Ottimo, delle. Cosa cazzo è questo? Ma. Pare che era l'arciere il suo ruolo. Comunque è molto. Cioè è fatto molto bene sia nell'ambito, diciamo, sonoro, sia in quello grafico. Cioè, davvero molto, molto bello. Boh, che dire. Che lo consiglio di giocare a tutti quanti, cioè almeno a coloro che sono amanti degli hack and slash o amanti della saga, della serie dei giochi MMO, cioè MMORPG, scusate. Ovviamente mi rovina Windows, mi rovina i video del cazzo, porco giù della Madonna. Bestemmia prima mattina. Questo si può raccogliere? Ovviamente no. Qui cadono.
Pam! Afferriamo. Cioè, questo gioco è bellissimo. Cioè, dal... proprio non so... Ecco, andiamo nell'altro dungeon. Nell'altra stanza. Cioè, è bellissimo proprio perché tu prendi i personaggi, gli dai a cazzotti, li scaraventi via. Poi, una cosa bella che è innovativa, che hanno sviluppato, diciamo, che hanno introdotto, è la possibilità, cioè, che tu uccidi un nemico, schizza sangue, gli vuoi staccare le gambe, fai quello che vuoi praticamente. Poi i nemici, cioè, i boss finali, neanche immaginate come sono. Adesso vi faccio vedere quello che dovrei uccidere. Però ce ne sono veramente giganteschi. Ci sono da tipo mostri giganti, ragni enormi, come sta anche nel prologo, che non sto qui a farvi vedere, che anche orsi polari giganteschi, come sicuramente qualcuno di voi avrà visto nei trailer, su YouTube. Cioè, è bellissimo proprio. O dai leoni enormi, anche lupi mannari, questi che state vedendo adesso, ragni, eccetera, eccetera. Ho detto le stesse cose per 10 minuti, va bene? E... vedete se schiattano, però adesso mi hai rotto, ti do... C'è stato un leone cattivo. Possiamo andare avanti? Sì. Bello. Bello, 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 bello. Bello, bello. Pa, 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 pam, pa, pam, pam. No, cazzo! Adesso Avast mi ha rotto le palle. Che culo. Che culo, ci sta la scala. C'è scala adesso. No, secondo me non ci posso salire. Tutti sti ragni da dove arrivano? Porca la miseria ladra. La mia vita è bassa, mi devo curare, ma va? Genio della lampada. Me ne ero accorto che la mia vita era bassa. Ragnetti, però adesso basta, dai. Ok, mi sa che non posso proprio salire. Ah no, vedi, con W. Bella sta cosa. Allora, tanto per curarci premiamo uno. Glu 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 glu. Ok, ci siamo curati e ora possiamo andare. Il boss ancora non sta qui. Poi vediamo un pochino. Vedete il sangue che schizza fuori. Poi diciamo il sistema di controllo è abbastanza facile e intuitivo, ecco. Anche per chi non è un amante della serie, degli hack and slash. Eccolo qui il boss. E questo qui bianco, me lo prendo. Aia, aia. Bastardo caino. Guardate come si fa tutto di sangue. Solo che adesso la... cioè la mia voce non si sentirà proprio per bene, però. Si fa praticamente tutto quanto di sangue. Cioè... solo che con la tastiera non riesco bene a ingaggiare il nemico. Devo ucciderlo più velocemente possibile perché altrimenti... ah! Praticamente tutti i nemici sono così. Cioè, non così. Ce ne sono molti, ma molti più grandi man mano che andate avanti con i livelli. Però il gioco, diciamo, che si divide il fatto del... che cazzo fa? Il fatto del dei dungeon si suddivide praticamente nei parti. Se volete fare una, diciamo, una bella partita con bei punti e tutto quanto e avere più esperienza, dovete fare per forza un party, perché come vedete ci sta anche la barra verde sotto la vita, che sarebbe la barra delle azioni che possiamo compiere. E ci ha scattato anche le foto. Thank you.
Mannaggia la miseria ladra. Ok, non si può passare. Comunque, ragazzi, allora adesso prendiamo questi oggetti. Ci sta facendo vedere la battaglia come... cioè, com'è andata. Abbiamo preso B. Poi ci sono gli AP di cui potremo... cioè, gli AP servono per potenziare, diciamo, le skill, per comprarle, per potenziarle. Andiamo... ok, 35 AP. Ritorniamo in città e... abbiamo finito questa missione. Adesso dovremo andare dal, diciamo, da colui che ce l'ha data e prenderci la ricompensa. Siamo ritornati al porto. Dobbiamo andare in città. Credo, no, non dobbiamo andare in città, dobbiamo ritornare al porto. Kulhen, siamo nella città di Kulhen. Comunque, ragazzi, allora, questo è quel gioco, come potete vedere anche le ombre sono ben fatte. E non lagga particolarmente, no, non lagga per niente. Anche perché con molte persone che ci stanno sopra, i server sono ben supportati, cioè sono ben supportabili. E quindi una cosa che ho dimenticato di dire è che il gioco è completamente in inglese e non ci sono varianti tipo in spagnolo o in altre lingue strane. Comunque... ah, ecco come si fa con Shift le lancia, vabbè. Comunque, ragazzi, questo qui è il gioco. Da MMO Italia è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.